Benvenuti nella nostra ambasciata polacca a Roma. Vi accogliamo con le braccia aperte come questa bellissima scalinata. La nostra ambasciata è sempre aperta e proprio qui mi ricordo alcuni mesi fa, a marzo, abbiamo cantato una canzone cara al popolo italiano di Toto Cotugno, Italiano Verò, dando in questo modo un segnale di vicinanza e di coraggio a tutti gli italiani durante la pandemia. Quindi benvenuti, entrate da noi. Vi presento il mio collega, capo dell'ufficio politico ed economico della nostra ambasciata, Shimon Wojtasik. È un piacere di accogliervi qua, ancora un caloroso benvenuto. Siamo proprio nel centro dell'ambasciata. Questo è il busto di maresciallo Piłsudski, eroe del primo dopoguerra, grazie a cui la Polonia ha riconquistato la sua indipendenza. Proprio accanto abbiamo la porta che ci dirige verso l'aula, adesso molto importante, perché qui organizziamo tutti i nostri webinar. Dobbiamo organizzare incontri utilizzando modalità online. Per questo motivo ci raduniamo qua utilizzando i nostri dispositivi. Purtroppo la pandemia Covid-19 ha causato un terremoto nell'ordine socio-economico che conoscevamo. Le nostre economie hanno risentito dolorosamente della caduta dei consumi, delle esportazioni, della crisi nel settore dei trasporti e tanti altri. La Polonia, come gli altri paesi toccati dalla pandemia, ha intrapreso misure urgenti per proteggere le nostre economie, l'economia nazionale. L'importo complessivo delle misure anticrisi si aggira intorno al 14% del nostro PIL. Nel momento dell'inizio della pandemia, la Polonia era un paese finanziariamente stabile, con uno sviluppo economico dinamico e una economia diversificata. Il Fondo Monetario Internazionale prevede il calo del nostro PIL a meno 3,6% nell'anno in corso e la crescita del 4,6% l'anno prossimo. Dopo la più forte recessione economica che ci ha toccato in mese di aprile, è visibile un rimbalzo degli indicatori. Speriamo che la ripresa continuerà nei prossimi mesi. Purtroppo, tuttavia, rimane la grande preoccupazione per la seconda ondata della pandemia. I dati degli ultimi giorni non danno tanto ottimismo. Però gli esperti dicono che la pandemia Covid-19 accelererà il processo di digitalizzazione e di automazione, apportando cambiamenti che sarebbero arrivati solo tra qualche anno. In quel senso la crisi può essere allo stesso tempo un stimolo che porterà ad accelerare le riforme necessarie. La crisi sanitaria ha permesso anche di mobilitare nuove risorse finanziarie. Noi, sia la Polonia che l'Italia, contiamo sul fatto che i fondi dell'Unione Europea diano un necessario impulso al futuro sviluppo. Allora proviamo di rimanere ottimisti. Gli ottimi rapporti tra l'Italia e la Polonia per quanto riguarda lo scambio turistico sono effettivamente visibili anche negli ultimi anni in questo trend positivo che vede un incremento decisivo degli arrivi degli italiani in Polonia come dei polacchi in Italia. Siamo a vicenda tra i più importanti mercati di scambio turistico, quindi in questo senso la pandemia ha interrotto anni di veramente una crescita molto esponenziale. Purtroppo in questo momento è molto difficile prevedere come andranno le cose, perché il mercato turistico è quello
di sua natura più colpito dalla chiusura delle frontiere, naturalmente, dalla paura di viaggiare, quindi sicuramente ci sarà un periodo di ricostruzione che in un certo senso ci vede privilegiati in quanto paesi relativamente vicini, che godono a vicenda di una grande fiducia nella sicurezza, ma anche di una grande simpatia tra i due paesi. Ci stiamo impegnando nel apportare più sicurezza tramite certificati sanitari di varie strutture alberghiere, per esempio, tramite anche certificazioni sanitarie delle strutture per il turismo business. Stiamo cercando di impegnarci al massimo per dare al turista, al visitatore della Polonia, la maggiore sicurezza possibile. Sicuramente ci dovremo anche impegnare in un certo lavoro sull'immagine per dare anche una spinta di ottimismo e di speranza per il viaggio e per il futuro. Alla fine il turismo sono sogni e noi quello che stiamo facendo vivere alle persone sono i sogni, quindi io spero vivamente che le persone non smettano di sognare e che il turismo si riprenda il prima possibile. Allora, la Polonia è bellissima perché è immensa, ha mare e ha le montagne, da Mar Baltico alle montagne di Tatra. Ovviamente è anche visitabile in ogni stagione, sia le stagioni principali, d'estate gli italiani troveranno un po' più fresco, d'inverno spero che ritrovino la neve, ma anche autunno, słynna złota polska jesień, quindi autunno d'oro polacco, come anche primavera quando tutto fiorisce. Quindi la Polonia è immensamente bella. Le tappe principali sono di solito per gli italiani Varsavia, che ha ormai anche lo spirito di questa metropoli europea con la nostra storia, soprattutto anche di Seconda Guerra Mondiale, con i musei moderni, unici e straordinari che nascono recentemente, fioriscono proprio, e anche Cracovia. Con questa storia reale della Polonia, con Wawel, con le famose miniere di sale, con le tracce di San Giovanni Paolo II, quindi con Wadowice accanto. Però io inviterei tutti gli italiani a incuriosirsi della Polonia, a cercare e trovare anche altri posti incantevoli, altre città bellissime, come possiamo notare solo alcune, Wrocław, Breslau, che è stata alcuni anni fa una capitale della cultura europea, Poznań con la sua immensa storia delle proprie radici slave polacche e con tutta la regione d'intorno, Danzica reale, dove troverete sicuramente gli italiani il colore della sabbia d'ambra e di quel colore di sole che non troverete da nessuna parte del mondo. Quindi se potrei, oltre a questo, invitare anche a visitare i paesaggi molto particolari, per esempio Mazuria, che è chiamata la terra di mille laghi, una terra veramente incantevole, incontaminata della presenza dell'uomo, dove gli italiani troveranno veramente un relax, pace che potranno godersi con la natura. E poi provengo da Nowy Sącz, una città anche con una bella storia di 700 anni, e intorno ci sono delle bellissime città famose per i sorgenti salutari di acque come Krynica, Szczawnica, Piwniczna. Quindi vi invitiamo in Polonia e spero che ognuno troverà qualche posto proprio adatto per sé. Suppongo che la maggior parte dei turisti internazionali che arrivano in Italia visita i luoghi più noti, tipo il Colosseo, il Duomo di Milano, la Toscana, Costiera Amalfitana, eccetera. Però l'Italia è anche un paese pieno dei luoghi che sono incredibilmente belli, che sono affascinanti e rimangono lontani dai itinerari del turismo di massa.
è proprio sono i luoghi che a me personalmente piacciono di più. Italia è piena dei fini del mondo. Questi luoghi sono veramente incredibili quando si scoprono. Per esempio, se prendiamo l'Italia centrale, e magari stavolta non andiamo in Toscana, ma andiamo per esempio in Umbria, possiamo visitare le città fantastiche, le città medievali, non solo Assisi, ma anche altre, per esempio Gubbio. Sopra Norcia, che è stata fortemente colpita dal terremoto, si trova un altopiano a livello di Castelluccio di Norcia. Forse non tutti lo sanno, ma tra giugno e luglio questo altopiano fiorisce di colore rosso e blu, azzurro. Diventa fino all'orizzonte così, incredibilmente bello, è circondato dalle montagne altissime. Quando si esce alle 8, alle 7 di mattina da questo paesino Castelluccio di Norcia, anche questo colpito dal terremoto, si vedono le nuvole proprio a livello di questo paese, circondato dalle montagne alte del Parco Nazionale Monti Sibillini. Ma non solo questo, anche Abruzzo è fantastico. Per esempio in Abruzzo si trovano i luoghi incontaminati, il fiume più pulito, più trasparente probabilmente sta in Abruzzo, si chiama Tirino. Si possono organizzare delle gite, delle escursioni con canoa, anche sotto la luce della luna. Questo cocktail ci sarebbe anche da dire qualcosa in più, perché è un cocktail che, in cui viene utilizzata la vodka del bisonte, come abbiamo detto, si chiama Żubrówka. Questa vodka Żubr, appunto in polacco, è il bisonte. I bisonti europei, gli unici che vivono ancora in Europa, si trovano nelle regioni podlaskie, all'estremo, diciamo, nord-est della Polonia, una zona straordinaria dal punto di vista naturalistico, in cui abbiamo quattro parchi nazionali, di cui uno conserva l'ultima riserva primordiale, la foresta primordiale in cui vivono questi bisonti, e mangiano appunto l'erba che troviamo all'interno della bottiglia di Żubrówka. Questa erba cresce solamente lì, in questa zona incontaminata. Un'esplosione di verde, di natura, anche di cultura. Tra l'altro lì ci sono anche itinerari culturali molto interessanti, in cui troviamo tracce di varie culture, quella ortodossa, cattolica e ebraica, ma anche musulmana, perché lì c'è una piccola comunità di tartari che vivono in Polonia da secoli. E quindi dietro a questo drink si cela in realtà una storia molto complessa e molto interessante. Cin cin. Cin cin. Cin cin. Ottimo. Senti, la panina, se la bacio, non sbrigo.